Buon salve a tutti, io sono Roberta e buon mese dell'orgoglio LGBT+. Come potete notare, oggi sono agghindata perché è la giornata dedicata alle persone bisessuali, come me, e quindi vi volevo un attimo portare in quelle discriminazioni che io vivo ogni giorno, o meglio, una parte di essa molto racchiusa nella tematica femminista. Se mi seguite già lo sapete, io sono molto impegnata in questa battaglia e quindi è ovvio che io viva la mia quotidianità in degli ambienti che la rappresentino, sono tutti i giorni immersa nelle battaglie, nei dialoghi costruttivi che ci sono sul tema. A volte però questa esperienza da femminista bisessuale non è sempre piacevolissima e quindi oggi vi volevo parlare di due situazioni in cui io mi sento a disagio in quanto femminista bisessuale. La prima cosa che vorrei trattare in maniera un po' più leggera, perché ci vorrebbe un video intero solo per parlare di questo argomento in maniera dettagliata, e infatti prossima settimana ne farò uno a riguardo, è quando le femministe dibattono sull'identità di genere. Infatti, se non siete parte della comunità femminista, vi spiego un attimo in breve. Le due correnti principali del femminismo sono il femminismo radicale, abbreviato in Radfem, e il femminismo liberale, abbreviato in Libfem. Queste due correnti assomigliano un po' a delle squadre con degli ideali abbastanza differenti. La mia tesi sta in mezzo, quindi cerchiamo di superare questo punto e andiamo al clou. Le femministe radicali pensano che l'identità di genere sia un costrutto sociale basato su stereotipi, mentre le femministe liberali pensano che sia una battaglia da portare avanti per tutte le persone non binary che soffrono di disforia di genere. Anche le persone radicali rispettano queste categorie, ma pensano che ci dovrebbe essere una rivoluzione all'interno della società per far sì che queste persone riescano ad accettare uno dei due generi binari, perché alla fine il genere è un costrutto sociale. Insomma, è un discorso molto complicato, la taglio breve. Quello che ci interessa a noi è che ogni santissima volta che si parla di questo, la gente deve tirar fuori le persone bisessuali e pansessuali, metterle praticamente in campo come dei Pokémon e farle combattere, senza che loro escano fuori di proposito. Questo perché una delle differenze che l'internet pensa ci siano è che alle persone pansessuali non importi del genere, invece alle persone bisessuali sì. A parte il fatto che non è vero, la gente litiga effettivamente su questa cosa qui, mettendo noi bisessuali in posizioni scomode. Ma per fortuna abbiamo voce in capitolo, mentre la seconda questione che vi vado ad esporre e che invece approfondiremo nel video è completamente fuori dalla portata delle persone bisessuali. Quindi, prima di passare al secondo argomento, facciamo un respiro profondo e ne approfitto anche per dirvi che sul mio negozio Etsy, che trovate qua sotto linkato in descrizione, sono uscite le Bath Bomb a tema LGBT. Quindi, magari dateci un occhio. Allora, qual è il tema clou di questo video per cui nasce tutto? È il femminismo separazionista. Cosa vuol dire? Vuol dire che la persona femminista che sceglie di percorrere questa via di cammino filosofica taglierà i ponti con tutte le persone di sesso maschile che la circondano. Quindi, ad esempio, familiari, amici, ma anche partner romantici e o sessuali. Questa scelta non dico che è più facile per le ragazze lesbiche, bensì ha un grado di decisione dimensionalmente differente da magari una femminista eterosessuale o bisessuale che fa la stessa scelta. Quindi molto spesso le persone che supportano il separazionismo come scelta attiva, quindi loro stesse lo scelgono, fanno una critica a tutte quelle femministe bisessuali o eterosessuali che, pur supportando questa idea, non la scelgono come propria identità. Ci sono varie motivazioni dietro questa scelta, che possono essere il sono diventata una femminista dopo essermi messa con il mio compagno, oppure io ho dei legami familiari talmente interconnessi che ancora non posso compiere questa scelta. Per esempio, pensiamo alle ragazze che vivono ancora in casa con i propri genitori. Quindi non è compito delle femministe che hanno scelto invece il separazionismo insultare, ecco, le ragazze bisessuali o eterosessuali che invece non compiono la stessa scelta. Perché dico questo? Perché effettivamente online si arriva sempre a un grado di discussione fuori dall'educazione, purtroppo. Non succede sempre, ovviamente, ci sono femministe che scelgono il separazionismo totalmente tranquille, però appunto nel cesto di mele ci sono sempre quelle marce. Quando si apre questa discussione, in realtà è a senso unico, perché le femministe estremiste separazioniste, cioè quelle più estreme di questo ramo, prendono le persone eterosessuali
eterosessuali e le bollano a priori come casi persi, non lo faranno mai e non ne hanno nemmeno la scelta, fra virgolette, quindi è un sacrificio talmente grosso che è bollato a priori come inutile. Mentre quando parlano delle persone bisessuali come me, cosa succede? In pratica dicono che noi abbiamo la scelta di decidere il nostro partner e quindi se decidiamo di stare con un uomo, automaticamente siamo delle femministe fallite perché al contrario delle persone eterosessuali noi la scelta l'abbiamo e quindi sarebbe nostro compito di femministe aderire al separazionismo. Questo pensiero è ovviamente fallace secondo me per due ragioni. La prima motivazione è che noi non scegliamo veramente di chi innamorarci, possiamo scegliere di negare i nostri sentimenti oppure reprimerli in favore di una scelta politica quale il separazionismo. In secondo luogo non si tiene conto di tutte quelle situazioni antecedenti alla nostra entrata nel femminismo. Quindi una critica così dura verso le persone bisessuali femministe a me sembra una parte tossica del movimento che dovremmo arginare e combattere tutti assieme. Fortunatamente, per esempio, su Twitter, che è la mia piattaforma principale di divulgazione, questa cosa c'è, ovvero quando una persona come quella nello screen si esprime in questi termini, tutte le femministe vanno contro questo post, perché sanno che uno, non è vero, due, fa fare una brutta figura a tutti. Purtroppo però talvolta i cessi di meli vengono giudicati in base alla presenza o meno di mele marce, quindi alla vista di chi è esterno potrebbe risultare che tutte le femministe sono pazze sclerate e non è assolutamente così e vorrei sottolinearlo appunto nel video. La mia è una critica soprattutto a quelle femministe separazioniste che non capiscono che effettivamente è una scelta il separazionismo che non tutti possono fare o non vogliono fare. E non sei meno femminista se non lo fai. Ovviamente ho tantissima ammirazione per chi sceglie di farlo, ma per esempio io non lo potrei mai fare nella mia vita. Sia perché sto con un ragazzo da ben prima di essere femminista, sia perché se un giorno dovessi avere un figlio non me la sentirei di negargli il mio affetto una volta avuto all'indipendenza, per esempio. Eppure mi sento malissimo quando succedono queste cose qui, ci sono dei post simili, perché pur capendo che è un'opinione tossica che nessuno condivide a parte i pochi eletti, diciamo, mi fa sentire proprio una merda, detto papale papale. Quindi è una forma comunque di bifobia interiorizzata perché si dà la colpa al nostro essere piuttosto che alla società in cui viviamo. Bisognerebbe riconoscere appunto che il problema non è essere nati bisessuali, ma è la società contro cui combattiamo, che ci impone quindi quasi una scelta che va contro la nostra natura. Ogni tanto gradirei un po' più di supporto su questo lato, vi dico la verità, piuttosto che mettermi in mezzo ogni volta. Capisco però che certe volte alcuni, per esempio nella questione pansessualità e bisessualità, ci mettono in mezzo cercando di aiutarci, ma non sempre è gradito, ecco, diciamocelo. So che questo video quindi è risultato abbastanza pesante, ma per me era molto importante, volevo aprire in maniera strong il mese. Prossime settimane comunque sarà dedicato al mondo LGBT, non solo bisessuale. Cercherò di avere perlomeno degli ospiti che possano parlare di queste tematiche a fianco a me. E per il resto io vi auguro davvero un buon mese. Siate sempre orgogliosi di chi siete. E per oggi concludo qua. Grazie a tutti per il supporto e il supporto. Noi ci rivediamo in un prossimo video, prossima settimana. Ciao ciao bimbi belli!